Io credo che il motivo del riconoscimento sia legato anzitutto all'architettura molto bella di questa biblioteca, architettura avveniristica curata dagli architetti King e Rosselli. E basti dire, per esempio, che è una biblioteca che, pur essendo di 7 piani, non ha fondamenta, ma è sorretta con particolari attrezzature e accorgimenti dall'alto. Giovanni Paolo II disse, venendo qui in questa università, che questa era l'università del Papa a un titolo tutto speciale. Questo vale anche per la biblioteca. La biblioteca è dedicata a Pio IX perché Pio IX regalò a questa biblioteca dell'allora Ateneo Lateranense, regalò un fondo importantissimo, un fondo antico. Diciamo che questa biblioteca, dal punto di vista del fondo antico, è la seconda più importante di Roma, subito dopo la Biblioteca Apostolica Vaticana. Questa è l'università pontificia maggiormente dedicata agli studi giuridici, quindi accanto a volumi e riviste che si occupano di teologia, filosofia, noi abbiamo parecchi volumi che si occupano di diritto civile, di diritto canonico e della correlazione tra i due diritti. Le raccolte sono suddivise in un primo livello le opere di consultazione a carattere generale, quindi enciclopedie e dizionari, da seguire la sezione dedicata alla filosofia e alla storia, l'altra alla religione, al diritto canonico, al diritto civile internazionale, e qui in Laterano appunto c'è una grande tradizione. E infine l'ultimo livello invece è riservato alle riviste rilegate di maggiore consultazione. Sono anche però un patrimonio molto antico, le Cinquecentine. Noi abbiamo un materiale antico prezioso, alcuni manoscritti, cito la Bibbia Aragonese, Lezione di Sant'Alessio, ma un gran numero di incunaboli, Cinquecentini, libri del 600-700. Noi diciamo sono circa 40.000 volumi di libro antico secondo le norme ICU che vanno conservate e catalogate e descritte in determinato modo.